pari della scelta corretta del ciclo dell'autoclave, è importante che l'autoclave venga caricata correttamente. Innanzitutto bisogna ricordarsi di una cosa: se abbiamo stabilito che il mantenimento dell'esterilità delle nostre buste è di 6 mesi, sulle buste deve essere apposta la data di confezionamento. Queste buste poi devono essere messe su tray forati nel modo corretto. Devono essere messe di taglio leggermente sovrapposte, non devono toccare le pareti d'autoclave. Il materiale va imbustato assolutamente asciutto. Se la busta è inumidita prima del ciclo, la busta deve essere cambiata. Bisogna anche ricordarsi che i corpi più voluminosi vanno posti sul tray più basso dell'autoclave. Infine, la nota più importante, le buste, nell'accoppiata carta film polimerico, vanno rivolte con la parte di carta verso l'alto e la parte di film polimerico appoggiata sul tray. Una domanda che mi viene fatta di frequente è: ma se l'autoclave interrompe il ciclo per un qualunque motivo, facciamo l'esempio un'interruzione di corrente, posso riavviare il ciclo mantenendo le stesse buste o devo sbustare e reimbustare il tutto? Il consiglio che posso dare è di reimbustare sempre il tutto per tre motivi. Il primo è che per mantenere le stesse buste dovreste essere in grado di leggere la strisciata dell'autoclave e sapere a che punto è e che succede in quella fase di ciclo, cosa molto difficile e anche abbastanza lunga e laboriosa. Il secondo è che se il vapore è già entrato dentro l'autoclave, la busta si è inumidita. La busta inumidita va soggetta più facilmente a microlacerazioni quando viene rimaneggiata e quindi non garantisce più il mantenimento della sterilità. Il terzo è che se il vapore è già entrato dentro la busta, alla sua uscita i pori si chiudono e quindi quella busta non permetterà la nuova immissione di vapore e quindi la sterilità del prodotto interno. Quindi il consiglio rimane: reimbustate tutto.